Questa sigla mi fa impazzire, veramente, mi piace un sacco, mi emoziona. Mi emoziono con poco, forse con tanto, c'è tanto in questa sigla. C'è il mare, come abbiamo visto, c'è una tenda, dormire di notte in tenda al mare, credo che non ci siano altre ipotesi migliori per stare in amore e stare vicini a qualcuno. Figli delle stelle, siamo ritornati anche questa sera. Buonasera e buonanotte. Da Annalisa saremo insieme per un'ora con i nostri ospiti. Come ho già avuto modo di ribadire, parliamo di benessere e quindi abbiamo come al solito l'appuntamento con gli psicologi che ci aiutano a conoscerci meglio, ad aiutarci meglio. Quando si parte per le vacanze, nella maggior parte dei casi si parte perché si ha bisogno di recuperare un po' di benessere. Trovarsi un pochino, come fare a partire e lasciare a casa i problemi non è facile. C'è chi parte in vacanza e si porta dietro tutti i fardelli che non dovrebbe portarsi e non riesce a staccare la spina. C'è un modo per partire sul serio e dimenticare tutto? Come fare? Lo chiediamo al nostro primo ospite che è Vincenzo Caporaso, psicoterapeuta. Buonasera e buonanotte. Ciao Vincenzo. Buonasera e buonanotte, ciao Annalisa. Ci sono dei medici, degli psicologi che consigliano spesso ai loro pazienti delle vacanze, proprio è una terapia, è una cura medica. Ci sono dei medici che dicono: guarda, non hai bisogno di niente, devi solo fermarti, fermarti e dimenticare, ricaricare le pile, ma non è così automatico, non è che se chiudo tutto, chiudo la valigia, decido dove andare, non è che dimentico tutto, riesco a staccare la spina. Come fare? Beh, allora, non è semplicissimo nel senso che molto dipende dalle persone e dalla loro capacità di essere nel presente, cioè di vivere quello che stanno vivendo. Questa è la prima caratteristica. Poi è vero, lasciare tutto e andare in vacanza è sicuramente qualcosa che può aiutare come precondizione. Direi che più che andare in vacanza in generale, quello che veramente fa molto bene è cercare un contatto con la natura. Questo aiuta sicuramente a rilassarsi, ad abbassare il livello di stress, aiuta a riconnettersi con gli elementi di base della vita, la natura, ciò che ci circonda, il bel tempo o anche il brutto tempo, è lo stesso, l'importante è stare in un contesto naturale dove io posso godermi il momento presente, che è la parte più difficile, perché come dicevi giustamente tu, Annalisa, a volte uno va in vacanza ma si porta dietro le preoccupazioni di casa, le preoccupazioni lavoro, le preoccupazioni dei figli o le preoccupazioni di altro. E questo è uno dei principali fattori di stress. O ancora altro fattore di stress è quello invece di pensare quando sei in vacanza a che cosa succederà dopo, che è anche peggio, perché pensare a che cosa fare quando tornerò dalle vacanze o cominciare già a ragionare sul lavoro, che cosa succederà dopo, ecco, anche questo è un modo per non stare nel momento presente. Diciamo che può essere un buon antidoto quello del riuscire a rimettersi un attimo in contatto con se stessi e godersi quello che c'è, qualunque cosa sia. Possibilmente la cosa migliore da fare sarebbe quella di liberarsi il più possibile di aspettative, non caricare troppo le vacanze di mi devo divertire, devo stare bene, devo fare questo, perché sui devo No, automaticamente il infatti, cervello comincia a staccare il cervello, i comincia a staccare. devo e gli obblighi sì, forse creano stress. Ci sono persone che fanno il processo opposto. Finalmente vado in vacanza, finalmente alle 9:30 sto a letto perché partono proprio con l'idea di doversi riposare e con l'idea di non dover andare in discoteca, di non dover andare a cena con gli amici, di non fare nulla. Quindi ognuno di Guarda, noi. esattamente, è verissima questa cosa che dici, scusami, proprio perché il pezzo è che non c'è una ricetta unica, no, che vale per tutti. Se credo che l'unica cosa che si può dire in termini generali è proprio quello del fate quello che vi sentite, che vi fa stare bene, non più quello che ci sentiamo in obbligo di dover fare, ma proprio quello che sentite che vi fa stare bene. Vi fa stare bene fare una cena con la vostra compagna, il vostro marito, la vostra moglie, da soli in un angolo, anche a casa. Ma fate quello, cioè non Forse credo l'aspettativa più che. importante, Vincenzo, in questo periodo storico, in un momento
dove dobbiamo consumare, dobbiamo esibire la vacanza più bella e più costosa di tutti, il problema forse è proprio questo. Non è trovare un posto nella natura dove poter staccare, ma è tentare di andare in un posto più bello di altri, più costoso di altri, più figo di altri. Quindi forse questa è A mostrare. la problematica principale, la fonte d'ansia e di stress principale. E poi c'è ancora un altro problema, Vincenzo. Io non riesco a capire perché tutti vanno in vacanza lo stesso periodo. Cioè noi ce ne andiamo dalle città e ci andiamo a ritrovare al mare. Praticamente non abbiamo Bravissimo. fatto niente. La vacanza è un processo, è un percorso in cui finalmente io smetto di vedere e di incontrare le persone che incontro tutti i giorni. Se vado al mare in agosto, rischio di trovarli al mare. Anche questo, secondo me, è un aspetto su cui riflettere. Cioè andare in vacanza significa allontanarsi dalla vita di tutti i giorni in un momento in cui gli altri non lo fanno. Sì, allora qui ci sono due ordini di motivi probabilmente dentro cui dobbiamo ragionare. Da un lato c'è l'idea del andare in un posto dove io sono già stato, magari sempre lo stesso, per diversi anni, mi dà anche un senso di tranquillità, di sicurezza, di ancoraggio in qualche modo, no? Io so, vado nel già noto, non ho bisogno di scoprire cose nuove e questo mi rassicura, mi tranquillizza. Poi se hai dei figli, dei bambini, si riuniscono con i loro amici, questo aiuta anche i genitori a rilassarsi perché i figli hanno dei compagni con cui giocare, quindi non pressano i genitori con richiesta, anche questo può essere un valore aggiunto in qualche modo. È anche vero che la tempistica del quando si va in vacanza non sempre dipende esclusivamente da noi, penso a molti tipi di lavori e di professioni in cui sei sostanzialmente obbligato ad andare in vacanza ad agosto, perché ad agosto chiudono le fabbriche, perché ad agosto, almeno la maggior parte, non tutte, ad agosto una serie di servizi rallentano, c'è un po' quest'idea che è un'idea molto condivisa, per cui i tempi non li decidiamo più noi in base al nostro sentire, alla nostra voglia di andare in vacanza, ma lo decide in qualche modo l'economia. Non Certo, so se voi avete sì, superato. no, certo, il sistema, quindi se si è obbligati ovviamente si va in vacanza ad agosto, ma se non c'è obbligo riflettete anche sull'ipotesi di fare vacanza in altri periodi. A giugno le giornate sono lunghissime, giugno è un periodo fantastico, un po' rischioso per il tempo, però per esempio l'ultima settimana di giugno è perfetta, la prima di luglio anche, settembre, ma poi ci sono tanti luoghi dove fare vacanza, ci sono le terme per esempio dove si può andare in ottobre, novembre. Esatto. E non è che dobbiamo per forza andare al mare. Tutti gli psicologi o comunque i tuoi colleghi, Vincenzo, ultimamente non fanno altro che ripetere lo stesso concetto. Non so se vi siete messi d'accordo, ma non credo. Dicono tutti che i problemi degli esseri umani, e che sono aumentati, sono legati al fatto che ci siamo allontanati dalla natura. Quindi viviamo una vita contro natura. Viviamo evidentemente ritmi impossibili che non riusciamo a reggere perché siamo persone, non siamo oggetti, e poi facciamo una vita che non ha niente a che vedere con quella che dovrebbe essere. La prima cosa che hai detto è che per stare bene in vacanza e per staccare da tutto e da tutti bisogna riprendere contatto con la natura, quindi non obbligatoriamente con il mare, per esempio. Ma sai, il mare, anche questo, è uno degli elementi della natura. Dipende anche da che mare. Ovvio che se io vado in una spiaggia iperaffollata, dove nonostante le condizioni, ecco, quelle della foto già è un'altra storia, quelle che state facendo vedere in video sarebbe l'ideale, perché non tanto al di là della bellezza naturalistica, ma è proprio per l'idea del avere uno spazio vitale che non mi faccia sentire appunto dentro di nuovo a un dover essere, a un dover mostrare, a un dover rappresentare, a dover giocarmi un ruolo, no? Allora, la vacanza è anche abbandonare i vecchi vestiti, cioè quelli che io metto durante l'anno perché devo essere il professionista, devo essere il dipendente, devo essere quello che si è. Finalmente in vacanza questo può essere un altro elemento di liberazione, che in un luogo dove io posso finalmente rilassarmi appunto, e lasciarmi andare, non devo per forza recitare una parte, posso ritrovare alcuni elementi che sono quello che io sento, quello che io sono. Non è semplice, perché questa è una cosa che non tutti sono in grado di fare, non tutti vogliono fare, non tutti sanno come si fa. Banalmente, forse ne abbiamo già parlato altre volte, Annalisa, ma tu sai meglio di me che ci sono tecniche, modi, dalla mindfulness alla meditazione in senso generale, allo yoga o ad altre attività anche che
favoriscono un maggior contatto con se stessi e che quindi possono aiutare le persone a lasciare andare i pesi dello stress quotidiano accumulato nel tempo. Allora, va bene il mare, ma ripeto, dipende dal tipo di mare. Andrebbe benissimo anche la montagna, però anche lì il turismo di massa in qualche modo o scegli un porto dove appunto ti vuoi veramente la montagna, sennò è come aver trasferito tipo Riccione in montagna, No, cioè. appunto, appunto, e quindi siamo di nuovo in un posto contro natura dove c'è caos, dove c'è stress, quindi Bravo. lasciamo lo stress di città e troviamo altro stress. Anche su questo io sono d'accordo, ma immagino che anche i telespettatori abbiano le stesse esigenze, cioè starsene in un posto dove si sta Sì. bene, dove si sta sereni, dove c'è pace, dove è possibile fare vacanza. Altra cosa hai detto, riprendere il contatto con la natura e godere del qui e ora. Facevi cenno alla meditazione, allo yoga poco fa. Se non hai fatto dei percorsi durante l'anno, è difficile che in vacanza si riesca a staccare definitivamente godendo del momento presente, quindi qui ed ora. Insomma, non è automatico partire e ricordarsi che bisogna stare nel momento presente, ecco, questo è il Sì, no, no, senso. certo. Al di là del fatto che sarebbe buona norma riuscire a farlo anche durante l'anno, ma visto che durante l'anno siamo molto presi appunto da quello che tu dicevi prima, i ritmi che non sono dettati da noi, ma sono dettati principalmente da ragioni di tipo economico, dal tipo di lavoro che faccio, dal tipo di richieste che mi vengono fatte e anche dai vincoli o dai problemi che mi metto da solo. Però se proprio durante l'anno faccio fatica, sarebbe il caso che almeno provassi, anche solo in vacanza, a dedicarmi del tempo per stare da solo con me. Leggetevi un libro che non sia un libro di contenuti, cioè di cose da imparare, un libro che vi porti lontano con la fantasia, Sì. un libro che vi aiuti anche a, non so, a guardarvi un po' più dentro. Alcune biografie di grandi meditatori, per esempio, potrebbero essere una bella indicazione. Ripeto, non tanto per imitare le vite degli altri o perché gli altri hanno in più qualcosa da dirci, ma per il semplice motivo che questo ci aiuta a vedere che è possibile fare altro, che non siamo per forza costretti a vivere questo genere di vita e che in parte è dovuto dalle condizioni economiche e sociali, ma in parte anche ce lo possiamo scegliere. Poi capisco che non sia uguale per tutti, non è semplice per tutti, un conto è se sei un libero professionista, un conto è se sei un dipendente del pubblico o del privato, altra differenza è ricchi e poveri, tra virgolette in senso molto lato, ma insomma le fasce di reddito hanno un significato da un punto di vista anche di cosa mi posso permettere, ma guardate, è anche vero che è il modo in cui faccio le cose che fa la differenza, perché io Sì. posso anche essere molto ricco, avere un sacco di soldi e non riuscire a vederlo. Se non perché appunto posso mostrare di essere stato su uno yacht o in un posto meraviglioso, però se dentro sto male anche se sono in un Certo, yacht. Se sto certo. bene posso stare bene anche se vado in una spiaggia libera, sulla riviera, piuttosto che in qualunque altro posto in Italia. Quindi le differenze sociali sono importanti però fino a un certo punto. Chi però Esatto, ha buone esattamente, facciamo possibilità da sottovalutare. economiche ha molte meno preoccupazioni, molti meno pensieri. Chi è benestante banalmente non pensa che a casa possano rubargli cose, nel Non è senso esattamente avrà vero. protetto bene l'appartamento, No, però un'ipotesi. guardate, anche l'essere benestante o non esserlo, sono diverse, è diversa la natura dei pensieri che fai, è diversa la natura delle preoccupazioni che hai, no? Se ci pensi. Io ho conosciuto persone che vivevano praticamente con, diciamo, la guardia del corpo, cioè persone attorno che si occupavano della propria sicurezza. Persone ricche, persone benestanti, che quindi non avevano problemi di sorta rispetto a dove decidere di andare in vacanza. Da un punto di vista economico, però, come dire, il margine di libertà e quello che ti godi della vita è un po' diverso, perché provate a immaginare il livello di stress nell'idea del devo guardarmi le spalle continuamente. Sai, è uno stress diverso. Io questo stress non Certo. ce l'ho, perché dubito fortemente che qualcuno possa interessarsi alla mia vita o a tentare alla mia vita. Però capite che magari ho un altro tipo di stress, cioè quello di stare attento a non spendere troppo, per esempio, perché ovviamente ho un budget che è mio. Dato le mie risorse, no? È uno stress, sì, certo, magari Però, vorresti fare cose che non puoi permetterti di fare, questa cosa ti produce. anche questo ha a che fare con la cosa che dicevi tu prima, cioè è veramente quello che voglio fare o è perché lo posso mostrare agli amici e dire agli amici, guarda, io sono stato anch'io lì. Oppure il pezzetto è,
io mi godo quello che ho a disposizione. Cioè, andare, ripeto, andare a fare una cena anche con la tua compagna, anche soltanto a casa tua, perché ti sei procurato da mangiare e non vuoi spendere soldi al ristorante, ma fare una cena dove tu te la gusti e ti godi la serata, Sì. cioè, secondo me non ha nulla da invidiare a una comitiva di amici che va al ristorante e magari ci va perché appunto deve far vedere che è stata in un posto figo, No, non so. certo, quindi ritorniamo alla solita storia, alla condizione emotiva Sì, che incide esatto. moltissimo sul riuscire a stare bene in un posto semplice, mentre ci sono Sì. altri che hanno tantissime possibilità e che stanno male in un posto fantastico. E questo è il senso. Senti, Vincenzo, prego, vuoi dire delle cose? Sì, solo una cosa, è che il modo in cui io mi racconto le cose che accadono fa la differenza tra lo stare bene e lo stare comunque in una situazione di insoddisfazione. Quello che mi dà soddisfazione è se io riesco a stare in quello che ho. Se tutto, che non vuol dire accontentarsi e quindi fare finta di niente, tipo che ne so, la Volpe d'Oro, queste cose qui. No, ma non c'entra niente con questo. È proprio sull'idea del godersi quello che c'è. Perché e questo vale indipendentemente dalla condizione economica. Perché io posso avere uno yacht da milioni di dollari e non riuscire a godermelo perché vorrei altro, perché vorrei essere altrove, perché non sono con la compagnia giusta, eccetera, eccetera. Non so se sono riuscito a Sì, no, spiegarmi, però io credo che sia. è chiaro, in questa ricerca di equilibrio io credo che è importante occuparsene durante l'anno, cioè farlo il giorno prima di partire per le vacanze la vedo un po' complicata, riuscire il giorno prima per il giorno dopo. È un viaggio, è Sì. un'esplorazione che bisogna fare dentro di sé, che forse bisogna portare avanti tutto l'anno e non in prossimità delle vacanze. Siamo in diretta con il dottor Vincenzo Caporaso, psicoterapeuta. Parliamo di vacanze, come avete intuito, e del modo in cui partire e starsene in vacanza senza pensare a niente, quindi tentando di godere al massimo del qui e ora. Non è semplice perché la nostra mente, il nostro cervello, Vincenzo, è naturalmente portato a pensare a quello che è successo ieri e a quello che può accadere domani. Esatto, è esattamente questo quello che noi facciamo continuamente. Se ci fate caso, provate per un attimo a fermarvi e guardare a cosa stavate pensando in questo momento. Quasi sempre è un qualcosa che non ha a che fare con quello che succede adesso, ma ha a che fare con un pensiero che è venuto perché state guardando questa trasmissione e vi viene in mente qualcos'altro, legato al vostro passato, oppure che si sgancia totalmente anche da questa trasmissione e sta pensando a quello che deve fare dopo. Certo. E stare su quello che sta accadendo in questo momento, su come mi sento anche io nel corpo in questo momento, se sono rilassato, sono tranquillo, sento della tachicardia oppure ho sonno e preferirei andare a letto, oppure mi sta piacendo quello che sto vedendo, quello che ascolto mi può servire. Cioè, vedete come state adesso e state su quello che c'è, senza giudizio, perché il problema è, ripeto, è giudicare quello che sto facendo, giudicare quello che sono. Ma forse non è giusto quello che provo, devo provare altro, ma perché sto provando questa cosa? Ecco, tutti questi pensieri sono pensieri che non aiutano per nulla a stare rilassati. Eh no, assolutamente, però il nostro cervello è così, ci sono una serie Il di nostro cervello lo fa, fa il suo mestiere. input. Sì, il nostro mestiere, allora, il cervello fa il suo mestiere, che è quello appunto di prendere il passato e lavorare sul futuro. Quindi noi non possiamo andare contro il nostro cervello, quello che possiamo fare è educarlo. E provare a centrarci su quello che c'è e noi lo diciamo in genere, aiutiamo le persone a farlo chiedendogli di fare attenzione al proprio respiro. Sì. L'attenzione al proprio respiro che è semplicemente ascoltare l'aria che entra e esce dalle proprie narici. Basta, niente di più, niente di meno, che è un modo per ricentrarsi. Sembra un esercizio banale, però guardate che la stragrande maggioranza di noi respira in modo del tutto automatico senza neanche rendersene Sì, o anche respira male. Ci sono per esempio persone conto. che non sono state educate a respirare bene E? col Esatto. naso, c'è cioè chi respira con la bocca, e però Con la non è bocca. neanche un processo automatico. Non è che Vincenzo, occupandomi del respiro e prestando attenzione al respiro, non è che risolvo tutti i problemi. Non è No, che mi no, proprio no. addormento subito, non mi passa la tachicardia subito. Quindi è un lavoro, Come dicevo, è difficile. una questione di allenamento, ok? Allora, nessuno di noi può pretendere di andare in palestra un giorno e avere il fisico di Cristiano Ronaldo, ok? Certo. Allora, non ce l'hai quel fisico lì se tu vai in palestra un giorno e poi magari esci dalla palestra e vai a mangiare mezzo chilo di pasta. È Allora, vero. purtroppo, come tutte le cose, sia il fisico che la mente vanno allenati.
c'è bisogno di allenamento e di costanza, cioè di un impegno, di un'intenzione che io metto in quello che io voglio essere come persona. Voglio essere una persona ansiosa, voglio essere una persona, stiamo parlando ovviamente non di patologie, parliamo di condizioni di quello che noi nel gergo comune chiamiamo condizione di vita normale. Quindi non parliamo di persone che hanno il disturbo di ansia o un disturbo specifico, clinico, non parliamo di questa tipologia, parliamo della stragrande maggioranza delle persone che ha i momenti di ansia, ha i momenti di angoscia, ha i momenti di preoccupazione, quindi diciamo la stragrande maggioranza di noi. In questi casi, appunto, decidete se volete veramente occuparvi di voi. E andare in vacanza può essere un momento in cui io decido che da questo momento in poi voglio dedicarmi 5 minuti al giorno, anche quando non sarò in vacanza. Dedicare a me stesso. 5 minuti non è impossibile da trovare, non è vero, il tempo è un anno, perché 5 minuti su 24 ore, se non riesco a trovare 5 minuti su 24 ore, vuol dire che questo vi dà la misura di quanto voi ritenete di essere importanti per voi stessi. Certo. Non valete per voi stessi neanche 5 minuti del vostro tempo su 24 ore. No, Io cerco di è essere. chiaro, ed è l'unico modo per occuparsi di sé e per limitare al massimo le ansie o comunque ridurle, cercare di capirle, comprenderle. In sintesi, noi stiamo parlando di mindfulness e meditazione per chi si fosse sintonizzato adesso e per ricordarvi che per godere al massimo delle vacanze è necessario stare nel qui e ora. Per stare nel qui e ora bisogna essere allenati, come dicevamo poco prima, e chi fa meditazione è allenato, quindi sa di cosa parliamo e sa come si fa. In ultimo, Vincenzo, ma non aspetto meno importante, non è un aspetto meno importante di quelli che abbiamo trattato. Quando si va in vacanza, automaticamente si parte con il fidanzato o col marito o con la famiglia, con i genitori, con le sorelle, per automatismo, insomma. È giusto. Anche ci sono delle presenze che possono essere più o meno nocive di altre. Quindi, secondo me, anche le persone con cui partiamo sono importanti. Sì, questo sì, assolutamente sì, ovviamente. Anche qui è una questione di scelta. Ci sono cose che io faccio perché si sono sempre state fatte così. E quindi vado in vacanza portandomi dietro magari i genitori, portandomi dietro. Ripeto, non sto parlando di condizioni in cui non è possibile fare diversamente, perché ci sono anche quelle. E quando però ho la possibilità di scegliere. Quello che scelgo una vacanza per stare bene o scelgo una vacanza rispetto a quello che gli altri fanno, rispetto a quello che è la tradizione familiare, quello che mi è stato insegnato, quello che mi è stato detto che bisogna fare. Ecco, portarsi dietro le persone sbagliate, tra virgolette, vuol dire sostanzialmente non prestare troppa attenzione al proprio benessere. Ripeto, quindi stiamo parlando di una scelta egoistica, in senso negativo. Un sano egoismo è quello che mi consente davvero caricare quello di, che mi consente di ripartire nel nuovo anno con un senso di rilassatezza grande. Siccome si parla di come faccio a rilassarmi in vacanza, ecco allora, se io ho un cattivo rapporto con, per dire, il suo, piuttosto che con la mia famiglia, portarmi in vacanza mi sembra una scelta molto, molto cruda, ok? Perché, ripeto, diventa un'altra, è come se fosse la riproduzione in un luogo diverso di quello che io ho già vissuto durante tutto l'anno. Con in più il vincolo che non posso neanche allontanarmi perché non vado a lavorare, sono lì H24. La vacanza rischia di trasformarsi in vincolo. Allora, Ecco, quante vabbè, famiglie siamo. vediamo in vacanza, infelici che discutono? Infatti ci sono coppie che si separano a fine vacanza, altre invece approfittano della vacanza per rendere il rapporto più solido, dipende dalla condizione che le coppie vivono e farà più o meno bene al rapporto. Però non è così scontato decidere con chi andare in vacanza. Decidiamo automaticamente, se appunto siamo sposati o fidanzati, per forza di cose andremo col partner. Però non è detto, la vacanza è vacanza e può essere anche vacanza dal partner, dalla famiglia, dagli amici, se è il caso e soprattutto se è il momento opportuno. Buone vacanze a chi sta per partire. Grazie a Vincenzo Caporaso, psicoterapeuta. Grazie Risentirci alla a te, prossima. grazie a te. Divertitevi e soprattutto rilassatevi, ricentratevi, ritrovatevi. Ciao Vincenzo, a presto. Grazie, grazie a tutti.